In prima sul Libero, l'anticonvenzionale in bocca al lupo del direttore Feltri a Fedez è una lettera pubblicata sull'edizione di sabato, in cui incita l'influencer, produttore e cantante a prendere a brutto muso la malattia. Ti sono vicino, scrive, e rivela di essere anche lui malato. Mi rendi conto che in questi anni io è come se avessi avuto in questa modalità di comunicazione una sorta di album dei ricordi condiviso. Con un lungo e toccante video la settimana scorsa Fedez aveva parlato della necessità di affrontare un percorso di cure e di volerlo condividere. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso. Il 19 marzo Fedez pubblica un altro post. Sono gli auguri per il suo figlio Leone, che nel giorno della festa del papà compie 4 anni. Grazie, gli dice, per avermi fatto crescere più di quanto non abbia fatto io. Emozioni che si mescolano. Un uomo maturo, un ragazzo, padre e un bambino. Feltri sprona Fedez a non abbattersi. Lui ha scoperto solo qualche settimana fa di avere un tumore. Il 1 marzo è stato operato. Forte del suo atteggiamento irriverente anche nei confronti del male, lo esorta. Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga. Avrai ragione tu.